voglio dire, rimane bassa negli ultimi 30 metri con 8-9 uomini, è difficile trovare degli spazi. È normale, sarò ripetitivo, io penso che non esiste partita bella quando la posta in pari è altissima, quindi ritengo che lei si riferisse allo scontro col Forlì. Mi sembra che nelle ultime 3 giornate tutti gli scontri diretti siano finiti in pareggio, quindi subentra l'ansia della prestazione, subentra che se perdi magari puoi rovinare l'intera stagione. Io invece farei un commento più ampio a quello che è stata la mia gestione. Io ritengo che questa squadra è stata mancante forse in 3-4 interpretazioni calcistiche, non di più, e che sicuramente quello che ha creato non è veritiero in base alla classifica che ha, non ci è mai girato un episodio a favore, non ci è mai girato un episodio dubbio, però siamo ancora lì, vivi, e in questo mini torneo dove, eccezion fatta per l'Ancona, le altre squadre hanno una media playoff, perché noi sì, abbiamo magari steccato in qualche partita, abbiamo perso in maniera immeritata Venezia col Padova, ma nelle ultime 2 partite abbiamo fatto 4 punti, abbiamo una media vicina all'1,40, 1,38, quindi abbiamo una media quasi, anzi da playoff, però ecco, sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine e speriamo che domani riusciamo a portare a casa una vittoria preziosa. Che il Sant'Arcangelo si aspetta quel Braglia, una squadra un po' più chiusa perché ha faticato di più quest'anno in trasferta, oppure vista la posizione di classifica magari un po' più a viso aperto? Io mi auguro che venga a giocare, anche perché penso che in questo momento sia la squadra rivelazione del torneo, una squadra che è nei playoff in maniera anche meritata, è una squadra che sta facendo benissimo, è una squadra allenata da un ottimo allenatore, quindi io faccio i complimenti e penso che sia la rivelazione del torneo. E noi di contro domani, a prescindere dall'avversario, quello che ci giochiamo è inutile stare qui a dirlo. È un Modena che si trova in un ottimo momento di salute anche dal punto di vista morale. È un Modena che sta bene sotto il profilo fisico, morale, tattico. È un Modena, ripeto, che gli episodi non sono mai girati dalla parte del Modena e sarò ripetitivo fino all'inverosimile, non so come andrà a finire, però quello che ha prodotto sul campo non è stato in egual misura prodotto in termini di punti. È la terza partita in 8 giorni, le chiedo com'è anche la condizione fisica. Ma sicuramente non saremo brillantissimi, anche perché il caldo la farà da padrona, però sono partite dove bisogna andare oltre la fatica, al limite dello strapazzo, ci giochiamo un po'. Faccio l'allenatore, quindi